Ciao a tutti ragazzi e bentornati sul nostro canale. Io sono Diana e oggi cucineremo insieme tre ricette con la farina di ceci o anche con un altro tipo di legume se preferite, senza glutine e senza latticini, perfette anche per l'arrivo dell'estate, sono facilissime da fare e soprattutto non vi porteranno via troppo tempo ai fornelli. Prima di cominciare lasciateci un mi piace a questo video e soprattutto iscrivetevi al canale, è gratuito, basta un solo click per aiutarci a crescere questo canale e continuare a supportarci. E ora cuciniamo. La prima ricetta che prepariamo sono delle schiacciatine di ceci e zucchine. Sono facilissime da fare, sono una via di mezzo tra una crepe e una piadina. Potete infatti farcirle con ciò che preferite, per un pranzo veloce per esempio, e sono anche senza uova. La prima cosa da fare è prendere due zucchine da circa 300 grammi e grattugiarle sui fori più larghi della grattugia. Una volta grattugiate, le mettiamo in una ciotola più grande. Uniamo anche due cucchiai di olio d'oliva. Aggiungiamo anche delle spezie, qui potete usare quelle che preferite. Io utilizzerò dell'aglio in polvere e del curry, un cucchiaino circa per ognuno. Aggiungiamo anche un cucchiaino raso di lievito in polvere. Per quanto riguarda il lievito in polvere, visto che me lo chiedete spesso, sia per preparazioni dolci che salate, noi utilizziamo questo, della Bio Vegan. È senza amido di mais, senza aromi e potete trovarlo presso il negozio Il Fruttarolo è anche bio. Un negozio che offre prodotti vari per celiaci, intolleranti, senza glutine, eccetera. Vi lasciamo anche il link del negozio qui sotto nella descrizione. Quindi aggiungiamo anche due pizzichi di sale. Mescoliamo il tutto. A questo punto aggiungiamo 200 g di farina di ceci. Ovviamente al posto della farina di ceci potete anche usare un altro tipo di farina di legumi, di lenticchie per esempio, oppure di fave, quella che trovate, o anche di piselli, verranno buonissime. Quindi mescoliamo nuovamente. E ora possiamo aggiungere anche l'acqua, 120 g. Ed ecco qui la consistenza finale, dovrete ottenere una pastella abbastanza cremosa, non troppo liquida. Ci siamo, ora siamo pronti per cuocere le nostre schiacciatine. Andiamo! Quindi spennelliamo con un filo d'olio la padella. Quando la padella sarà ben calda, aggiungiamo circa 2 cucchiai di pastella al centro, dopodiché la distribuiamo con il cucchiaio. Ecco, la distribuiamo proprio così anche mentre cuoce, non importa. L'importante è ottenere appunto un disco come questo, abbastanza uniforme. Dopodiché copriamo con un coperchio e la facciamo cuocere per circa 2 minuti. Ovviamente a temperatura medio-bassa in modo da non bruciarla. A questo punto possiamo controllare la cottura e io direi che siamo pronti. Possiamo girarla dall'altro lato. E la facciamo cuocere per altri 30 secondi. Non c'è bisogno di coprire questa volta. Trascorsi circa 30 secondi, la nostra schiacciatina è pronta, quindi la mettiamo su un piatto e procediamo nello stesso modo per tutte le altre schiacciatine. Ed ecco qui pronte le nostre schiacciatine. Con queste dosi io ne ho ottenute 6. Ovviamente però dipende quanto grandi o piccole le fate, quanto è grande la vostra padella. Queste schiacciatine potete anche consumarle per esempio a colazione, per una colazione salata, potete farcirle veramente con quello che vi piace e si conservano in frigo per un paio di giorni circa, se non finiscono prima ovviamente. Come vedete si piegano benissimo e infatti potete anche usarle come se fossero delle piadine.
La seconda ricetta che prepariamo sono dei buonissimi waffles di ceci. Ovviamente anche qui potete usare anche un altro tipo di farina di legumi che preferite. Sono semplicissimi da fare, perfetti per la colazione o perché no anche a pranzo, e anche questi sono senza uova. In una ciotola aggiungiamo 200 g di farina di ceci. Aggiungiamo anche 260 g di acqua. Aggiungiamo anche 4 cucchiai di olio d'oliva, 2 pizzichi di sale, un cucchiaino raso di lievito in polvere e un cucchiaino circa di cipolla in polvere. A questo punto prepariamo la nostra piastra, quindi la facciamo scaldare, spennelliamo con un velo d'olio e ora aggiungiamo la nostra pastella. Quando saranno pronti, li togliamo e li mettiamo direttamente su un piatto. Ed ecco qui pronti i nostri waffles di ceci. Con queste dosi io ne ho ottenuti 4. Ovviamente dipenderà dalla grandezza della vostra piastra. A questo punto possiamo farcirli come più ci piace. Io ho scelto un po' di ingredienti, ma ovviamente sono soltanto indicativi. Ognuno ha i propri gusti e quindi io vi invito a sbizzarrirvi un po' con la farcitura, con gli ortaggi che potete utilizzare. Ora possiamo farcirne uno e io ho scelto di farcirlo con del tacchino, delle carote tagliate a julienne, un po' di maionese e qualche ciuffo di prezzemolo fresco. Quindi prendiamo la nostra maionese fatta in casa. Delle fettine di tacchino, ma va benissimo anche del tonno. Ora possiamo tagliarlo a metà in modo da ottenere proprio una specie di panino. Dopodiché aggiungiamo delle carotine, ma va bene anche dell'insalata per esempio. Qualche foglia di prezzemolo, potete anche usare delle olive se volete o della rucola, e adesso possiamo chiudere. Ed ecco pronto il nostro panino buonissimo. Per la terza ricetta non potevamo non proporvi un dolcetto. Prepareremo infatti dei buonissimi biscotti al cacao, si sciolgono in bocca, sono buonissimi e anche questi sono senza uova. In una ciotola mettiamo 200 g di farina di ceci, 70 g di zucchero grezzo di barbabietola, 25 g di cacao amaro, un cucchiaino raso di lievito in polvere e diamo una mescolata al tutto. A questo punto aggiungiamo 70 g di margarina vegetale. Questa margarina potete anche farla in casa, abbiamo una ricetta sul nostro sito, vi lasceremo il link qui nella descrizione. Altrimenti potete utilizzare un olio neutro. Aggiungiamo anche 80 g di latte di soia o di mandorle. A questo punto possiamo anche impastare a mano. Dovrete ottenere un impasto abbastanza appiccicoso, però che comunque sta insieme, ecco. A questo punto, con le mani leggermente oleate, procediamo con la creazione dei nostri biscotti. Ecco qui
qui i nostri biscotti, io con queste dosi ne ho ottenuti 11, ma sicuramente se li fate un po' più piccoli rispetto a come li ho fatti io ne otterrete di più. Ora, prima di infornarli, andiamo a metterci sopra qualche goccia di cioccolato. In questo caso sto utilizzando del cioccolato fondente, ma se non volete metterlo potete tranquillamente omettere il cioccolato. Ora possiamo infornare i biscotti nel forno statico preriscaldato a 175 gradi per circa 10 minuti. Mi raccomando, non di più, altrimenti rischiate di cuocerli troppo. Ed eccoli qui pronti i nostri biscotti. Io ovviamente li ho già fatti raffreddare e mi raccomando, fatelo anche voi prima di ovviamente mangiarli, altrimenti appena li sfornate risultano ovviamente molto morbidi. Però i biscotti, ricordate che quando li sfornate continuano a cuocere e poi una volta freddi diventano croccanti. Ed eccolo qua il nostro biscotto. È morbido all'interno e croccante all'esterno. Buonissimo. Ragazzi, io spero che queste ricette vi siano piaciute. Se sì, ovviamente scriveteci nei commenti qui sotto quale preparerete e soprattutto iscrivetevi al nostro canale in modo da non perdervi i prossimi video. Per oggi è tutto, ci vediamo nel prossimo video.